Salve, mi spiace non essere lì con voi e me ne scuso, però vari intoppi mi hanno impedito di raggiungervi, anche perché per me Rapallo e la Teba, rappresentata da Luisa Mernati, costituiscono una ghiotta occasione per vedere Rapallo, ma più che altro per poter parlare con voi di storie particolari di animali. Quindi di mamma non ce n'è una sola. La storia di Adelina. Dopo vi dirò chi è Adelina. Il titolo io l'ho rubato, diciamo, preso in prestito da questo libro che avevo comprato tantissimi anni fa e che mi era servito molto. Queste erano voci di figli adottati, adottivi che raccontano la loro storia. Però di queste storie particolari, dov'è che se ne può parlare? Sicuramente all'associazione all'APTEBA, che anche quest'anno siamo tra l'altro al 15° convegno nazionale. Io non so bene a quanti ho partecipato, ma credo a 13 quasi di sicuro. E questa volta lo faccio nuovamente con piacere, parlando proprio di quello che accade, metti una domenica al lago, in questo caso al lago di Bracciano, dalla parte di Trevignano. Si parla quindi di adozione, però adozione nel mondo animale, che è un mondo meraviglioso e istintivo, a differenza del mondo umano, dove l'adozione a volte viene fatta anche per egoismo. E poi si parla tanto di famiglia. Bene, per me famiglia è tra persone che si amano, indipendentemente dal sesso o dal genere. E anche in questo caso si dovrebbe semplicemente riprendere l'esempio da alcuni animali. Infatti sono tanti gli animali che per puro istinto arrivano ad adottare altre specie e le vedremo, faremo una carrellata di questi animali. Quindi moltissimi mammiferi, vedete, è solo la madre che si occupa da sola della prole. In altri casi, come il cavalluccio marino, è la femmina che deposita le uova nel maschio che poi le fa. Che partorisce, diciamo. Quindi, come vedete, la natura è realmente molto particolare ed ingegnosa. Un denominatore comune tra figli e genitori sussiste un legame di sangue e questo non ci stupisce, perché la genitorialità prevede un grande investimento di energie e risorse, ma non sempre è così. Se guardate i titoli dei giornali, Alessia Pifferi, che lascia da morire la sua bambina perché per una settimana la lascia sola in casa senza nessun tipo di accudimento, o il padre perché sente le voci e butta la bambina dalla finestra del bagno. Quindi la genitorialità non è sicuramente insita nell'animo umano, o quantomeno non sempre. Quindi cosa vuol dire adottare? L'adozione è il sinonimo il più delle volte di altruismo e se a volte nella razza umana possono esserci dubbi, nel mondo animale il tutto è basato solo sull'istinto e sull'altruismo. Per gli animali non c'è un secondo fine ed è quello che ho detto appunto all'inizio. Qui, ad esempio, una cosa, storia molto particolare che ho scoperto soltanto facendo ricerche, mi sono resa conto che il cuculo viene abbandonato dalla madre biologica. Ebbene, in un nido di capinere o altri uccellini, dove ci sono anche altri cuccioli, diciamo, legittimi, tra virgolette, ebbene, quando il cuculo in pratica nasce, quindi viene alla luce, cosa fa? Prende e uccide gli altri perché almeno i genitori si occuperebbero soltanto di lui. Questa è un po' una versione macabra, se vogliamo, però purtroppo accade anche questo nel mondo animale. E quanti di voi, quanti
possono aver visto dei video simpaticissimi su internet dove la chioccia, che sembra lì a covare, ad un certo punto alza le piume e ti vedi che sotto ha dei gattini. Quindi anche questo è una considerazione estremamente ricca di amore, perché quale vantaggio avrebbe la pioggia? Nessuno, se non quello di salvare ovviamente dei gattini, di proteggerli. Tra l'altro il termine chioccia si usa proprio anche nei confronti di una mamma estremamente protettiva con i propri figli. Le adozioni sono quindi interspecifiche, vuol dire che una razza può adottare un'altra razza. Anche qui abbiamo un cane che ha adottato dei gattini che adottano anche cuccioli di cane e viceversa. Guardate. Ma non solo, ci sono anche gatti, cani e altri animali domestici che fanno adozioni interspecifiche. Qui si parla di un delfino che era nato con una malformazione e un gruppo di capodogli lo protegge e lo assiste. E i pinguini gay, prima quando si parlava di famiglia, vi ho detto che a mio avviso la famiglia è solo tra persone che si amano, indipendentemente dal sesso, e adesso potrei dire anche dalla razza. Guardate, questi due pinguini, Skipper e Ping, hanno adottato un uovo abbandonato allo zoo di Berlino. E poi c'è Paolo. Paolo è incredibile. Paolo è un avvoltoio italiano che ha adottato dei piccoli. Paolo vive nel parco naturale delle Alpi Marittime e all'inizio erano due giovani avvoltoi maschi e Paolo si prendeva cura dell'altro. Poi l'altro è morto e hanno messo in un nido, in un luogo predisposto al nido, altri cuccioli di avvoltoi. Ebbene, lui è stato lì a vegliarli, a guardarli, in pratica li ha tranquillamente anche aiutati a crescere, insegnato a volare, perché dovete sapere che i cuccioli più sono protetti, più sono aiutati a crescere e migliore sarà la loro vita. Guardate, Paolo infatti ha favorito l'indipendenza alimentare dei giovani che ben presto non hanno avuto bisogno dell'approvvigionamento di cibo da parte dell'uomo, ma anche una maggiore velocità di apprendimento delle attività propedeutiche del volo e alla ricerca del cibo. Quindi l'adozione degli animali è istintiva ed è priva di complicazioni etiche, implicazioni etiche. Quindi, a mio avviso, è molto più sincera. Ricordiamoci quello che abbiamo detto per Paolo, vale per tutti gli animali, anche per gli umani. È importante sottolineare che l'adozione degli orfani è stata osservata in modo diffuso e frequente nei nostri parenti più stretti, le scimmie antropomorfe. E le scimmie hanno un comportamento, direi, non voglio dire identico, ma quasi. Ora non ho ritrovato, ma avevo un filmato dove c'era un cucciolo e la mamma, che è abbastanza vivace, quasi iperattivo, che voleva salire sull'albero e la mamma lo prendeva per la gamba e lo riportava giù. Quindi, questo l'hanno osservato al Dipartimento di Primatologia. E si sono resi conto che la metà degli individui orfani muore o cresce con notevoli ritardi nello sviluppo fisico e relazionale. Ricordate quello che abbiamo detto per Paolo? In realtà, se sei accudito, cresci sicuramente meglio. Ma la cosa buffa che hanno osservato è che chi adotta, in questo caso tra i primati, sono maggiormente i maschi. E si pensa perché le femmine sono occupate a stare con i propri figli biologici. Ed adesso arriviamo finalmente a
Adelina, guardate, sono andata un weekend a trovare un'amica al lago, siamo state sulla spiaggia e vedevamo questa oca che prendeva e girava tranquillamente tra gli ombrelloni. Infatti, eccola qui tra gli ombrelloni. Ed era l'attrazione, se vogliamo, almeno per me ha catturato sicuramente la mia attenzione. Ma la cosa più simpatica è che questa oca ha adottato tre paperelle e ultimamente purtroppo sono arrivate delle straniere che hanno una di queste, sono arrivate in tre, ma una di queste ha salito più di una volta Adelina, che è stata portata al CRAS, il centro di recupero, per rimetterla in sesto. Ma guardate che bello quando Adelina torna. Guarda che ti aspettano! Guardate chi c'è sullo sfondo, eh! Ecco che le paperelle arrivano di corsa a fargli festa. Guardate che felicità, sia di Adelina che delle paperelle. Guardate quando c'è stato il recupero di Adelina. Guardate piccola come stava sulla spiaggia. Ed è stata salita da un'altra oca. Questi volontari del CRAS e comunque tutti i vicini, in Tanto, particolare Anna, Flavia, che ha un sappiamo, evitando che ristorante vado verso proprio al di l'alto, là perché della come vi dico strada, sempre. per fortuna la seguono sempre. Guardate, e Adelina era ferita sotto l'ala, sul petto. E questa volta Adelina, quando deve tornare Ade, sulla spiaggia, sei ha pronta? paura. Non smetteremo mai di Però ringraziare un quegli po' splendidi si vede che è un po' volontari. scossa. Non ti va di uscire? Ade, c'ho paura, secondo me, c'ho paura, amore. Infatti, il suo rientro questa volta è molto più timido. E anche le paperelle sembra quasi che non le diano attenzione, però comunque erano lì vicine, ma la festa che hanno fatto Vedi, anche l'ala la muove al bene primo adesso. L'ala la reinserimento muove bene. è lontana. È perfetta. Ha fatto la convalescenza, vedi? Tutto a posto. Che La c'è? cosa bella è che comunque Che Adelina è amata da tutti.
tutti amano Avelina, che comunque, anche se sono rimaste due, le paperelle la seguono sempre. E per questo intervento io devo ringraziare Anna Laura Fioravanti per avermi fatto conoscere Adelina, Flavia Paris per vigilare su Adelina, Chiara Sabatini e le guardie zoofile, Fare Ambiente, Manziana Trevignano, ma soprattutto si ringrazia Adelina e le sue paperelle. In particolare poi ringrazio voi per la pazienza. Grazie. Al prossimo convegno.